In occasione della sesta giornata mondiale del povero, anche la Chiesa di Lecce ha vissuto 1 a 2 giorni di iniziative e celebrazioni promosse dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Fondazione Casa della Carità. Nel primo evento, svoltosi sabato mattina presso la Sala del Trono dell'Episcopio di Piazza Duomo, si è tenuto un convegno sul fenomeno della povertà in Puglia e a Lecce. Dopo il saluto del direttore della Caritas diocesana, Don Nicola Macculi, il giornalista Marcello Favale ha moderato una tavola rotonda, dove sono intervenuti Walter Nanni, dell'Ufficio Ricerche di Caritas Italiana, Don Alessandro Maier, delegato regionale Caritas, Serena Quarta, responsabile dell'Osservatorio della Caritas diocesana, e Simona Abate, coordinatrice della Casa della Carità di Lecce. Gli interlocutori si sono soffermati sull'analisi dei dati statistici su povertà ed inclusione sociale in Italia, con approfondimento su Puglia e Lecce presenti nel rapporto Caritas di recente pubblicazione. A Lecce sono 811 le famiglie che si rivolgono ai 17 centri d'ascolto che hanno raccolto i dati. Se si tiene conto che il numero medio dei componenti di queste famiglie è di 3 persone, emerge una condizione di povertà che coinvolge almeno 2.400 individui, di cui circa 200 sono minori. Il numero è da ritenere sottostimato se si considera che diversi centri d'ascolto non sono riusciti a tenere aggiornati i dati e che nell'indagine non sono stati presi in esame i dati relativi alle mense e all'emporio. Il rapporto sulla povertà evidenzia che dopo gli anni del Covid, dal 2020 al 2021, sono aumentati del 7% le persone che chiedono aiuto alla Caritas. Quindi vuol dire che nonostante la pandemia abbia un po' diminuito i suoi effetti, gli effetti sociali di quella situazione sono ancora presenti. Un altro elemento importante è l'aumento degli anziani. Per la prima volta da quasi 10 anni aumentano gli anziani che si rivolgono alla Caritas. Evidentemente per colpa di un'insufficienza delle risorse economiche a loro disposizione. Emerge innanzitutto un rapporto che ha a che fare con i dati che vengono già pubblicati da altre agenzie come l'Istat e che conferma quindi un po' la percezione di una povertà che diventa sempre più grande, o meglio il numero dei poveri aumenta sempre di più. D'altra parte aumenta anche il servizio che la Caritas offre a livello territoriale e soprattutto il fatto che grazie alla sua capillarità, alla sua presenza capillare sul territorio, riesce a venire incontro a tante famiglie che diversamente non riuscirebbero neanche a passare il mese. Ecco. Riguardo la Puglia, il trend è identico a quello dell'intera nazione. Forse una delle differenze maggiori che riscontriamo in Puglia è che la stragrande maggioranza delle famiglie che si rivolgono a Caritas sono famiglie italiane. Andiamo oltre il 90%. Diciamo che è un quadro in chiaroscuro, nel senso ci sono difficoltà e ci sono anche piccole opportunità. Le difficoltà sono legate ad un ampliamento del numero di coloro che oggi ricorrono ai nostri centri di ascolto Caritas delle varie comunità parrocchiali, vuoi per ragioni di lavoro, per ragioni di bollette o altre situazioni che nell'arco di questi mesi hanno aggravato un po' la propria posizione economica. Però abbiamo anche una sensibilità da parte di associazioni, di persone che si mettono insieme, che in maniera silenziosa provano a incoraggiare, ad aiutare in una situazione complessa questa difficoltà che ahimè ci accompagna. Oggi e domani noi celebriamo questa giornata del povero
e come Papa Francesco ci ha tenuto a sottolineare, facciamo in modo che le persone si rendano conto che ogni aiuto, piccolo o grande, sia la grande ricchezza di una fede che diventa concreta e visibile. La Casa della Carità continua ad essere un'officina dove si elaborano risposte da dare, perché la richiesta è aumentata, la richiesta è quella appunto di accompagnare la povertà verso una vita autonoma, per cui è qui il problema, disinnescare il meccanismo di una certa cronicizzazione della povertà e cercare in qualche modo con i nostri progetti, soprattutto quelli riguardanti l'housing sociale, in modo da poter portare, avviare la persona, l'indigente, alla vita indipendente, ad un'inclusione sociale più sicura. Domenica 13 novembre alle 11 invece gli altri due appuntamenti. In cattedrale la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Lecce con i poveri e i volontari della Caritas. A seguire poi nella sala del trono dell'Episcopio l'arcivescovo ha aperto le porte della sua casa per ospitare tutti i poveri che quotidianamente frequentano le mense della città alla Casa della Carità e a Santa Rosa per ricevere un pasto caldo. Un'esperienza bella, in un clima molto cordiale, anche se per molti di loro era la prima volta che entravano in Episcopio. Tra un pasto e l'altro, con il microfono in mano, ognuno ha espresso liberamente le proprie emozioni, meravigliandosi dell'ambiente che si respirava sia tra gli invitati stessi, sia la presenza del Vescovo e degli altri ospiti presenti. È un'occasione per stare insieme e quindi ci conosciamo e condividiamo anche questa giornata. Se l'idea è nata come sempre da Papa Francesco, e lo ringraziamo, siamo riusciti a realizzarla, e poi il fatto di realizzarla qui in Episcopio, voglio sottolinearlo, non sminuisce, anzi è proprio sull'esempio di quello che avviene in tante Caritas parrocchiali che lo fanno, tante Caritas zonali che lo fanno, altri non hanno possibilità, però in diocesi c'è questa possibilità. E quindi ringraziamo il Signore. Oggi ho detto venite nella casa del Vescovo, perché sennò sembra che il Vescovo comanda agli altri, non lo faccia lui. È tutto qui. Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Papa Francesco tiene a sottolineare che non si tratta quindi di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade. È necessario invece impegnarsi perché a nessuno manchi del necessario. La dirompente e l'esilarante comicità di Uccio De Santis, direttamente da Modù, insieme ad Antonella Genga e Umberto Sardella, sempre disponibili al richiamo della solidarietà, e la voce intensa di Karima, cantante livornese, affermatasi prima ad Amici di Maria De Filippi, poi al Festival di Sanremo ed ora anche scrittrice con una favola per bambini, sono insieme a sostegno di attività di aiuto sociale condiviso, per un progetto che punta a far fronte alle diverse emergenze presenti nel territorio. Insieme per la vita, appuntamento di spettacolo e solidarietà, giunto alla sua 13ª edizione e tornato a Lecce al Teatro Apollo. La gioia di ritrovare il pubblico incontra la generosità dei salentini, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso. Un lavoro di attenzione ed iniziative rivolte al sociale targate For Life, che sono continuate anche in questi anni molto delicati e che il 5 novembre scorso hanno ritrovato la gioia della condivisione e l'abbraccio del pubblico. Ma la nostra associazione in effetti è un'associazione che lavora, e quindi per poter fare tutti i nostri progetti abbiamo bisogno di iniziative valide da condividere con gli amici. E quest'anno è stato un anno un poco di ripresa dei rapporti umani, perché l'abbiamo sofferto molto prima col Covid, poi successivamente anche con il problema della guerra dell'Ucraina. Abbiamo fatto una serie di iniziative negli anni precedenti e recentemente per l'Ucraina. Adesso abbiamo aperto un progetto a livello nazionale
che si chiama l'autunno solidale, nello specifico il Salento solidale. Insieme ad altre associazioni ci siamo messi insieme, io vorrei ringraziare appunto la comunità di Sant'Egidio, d'ora in poi il gruppo Cranlupie e il gruppo dei commercialisti cattolici che ci hanno in un certo senso affiancato, e io li ringrazio davvero per fare una rete solidale. Attualmente abbiamo messo in campo qui nel Salento diverse iniziative. Mi vorrei ricordare quella della spesa solidale, che è molto importante in questo periodo drammatico. Quello Viva gli Anziani è un altro progetto che vede proprio l'attenzione verso le esigenze degli anziani. E poi, d'altra parte, continuare il lavoro che facciamo a livello nazionale e internazionale. L'evento con il patrocinio del Comune di Lecce è stato organizzato da For Life, la Onlus presieduta da Alessandro Carriero, professore universitario di radiologia a Novara, che dal 2006, insieme ad uno straordinario gruppo di volontari, ha messo in atto numerosissime iniziative in Italia e nel mondo per far fronte alle emergenze e alle necessità delle popolazioni. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Cecilia Leo, è stato presentato il progetto Salento Solidale, che vede la collaborazione accanto a For Life della comunità di Sant'Egidio, d'ora in poi associazioni impegnate in azioni di solidarietà verso la famiglia, i giovani, la valorizzazione dei talenti con incontri formativi ed esperienziali, CRAL Lupi MPS, che, come nello spirito dei CRAL, circoli ricreativi assistenziali e lavoratori, propone attività culturali, sportive, turistiche a beneficio della collettività. Ed infine l'associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Cattolici. Questo spettacolo per noi è molto importante, ma in realtà proprio il progetto in cui siamo stati inseriti grazie all'associazione For Life. Il progetto si chiama Salento Solidale, diciamo che si concretizza un po' quello che noi viviamo quotidianamente, quindi tutti i partecipanti ai vari spettacoli ci aiuteranno sempre di più a costruire la pace in questo momento difficile, perché per noi aiutare i bambini, aiutare le famiglie, aiutare senza fissa dimora è costruire la pace. Partecipando a questo spettacolo sicuramente riusciremo ad aiutare sempre più famiglie attraverso gli alimenti e anche cercando di sostenerle dal punto di vista delle bollette, delle spese quotidiane. Poi sicuramente anche gli anziani meritano supporto, perché le pensioni sono molto basse e non si riescono a fronteggiare molto spesso le spese in questo momento delicato. E i bambini, ci sono i bambini che per noi hanno una priorità, sono al centro, sono al cuore della comunità di Sant'Egidio, cercheremo di sostenerli dal punto di vista materiale acquistando dei libri, dei quaderni, dei giochi, l'abbigliamento e senza fissa dimora. Il ricavato sarà molto importante per poter andare incontro a tantissime esigenze. Salento Solidale è un progetto che punta a far fronte alle emergenze e alle necessità del Salento. La crisi che ha investito anche il nostro territorio impone un'attenzione maggiore verso le nuove povertà, verso fasce di popolazione più deboli, tra cui giovani e anziani del Salento. Sono molto molto felice, sono molto a favore della beneficenza. In ogni momento della mia vita, quando posso, contribuisco. Chiaramente la musica è un volano importante, perché comunque unisce e sostiene in tantissime dimensioni, anche quando ho fatto Le Amiche per l'Abruzzo a San Siro. Comunque è sempre la musica il comune denominatore. Per fortuna riesce, essendo appunto riuscendo a creare dei concerti, ad accogliere un pubblico e quindi avere anche dei sostegni economici per poter realmente creare un aiuto. L'unione fa la forza. E l'antico adagio è il filo conduttore del progetto che, come spiega Sauro Bezzi, referente per il Salento di For Life Onlus, ha lo scopo di creare rete e sinergie nel campo della solidarietà per raccogliere fondi su progetti mirati a ridurre il disagio sociale e venire incontro ai bisogni. È importante perché, insomma, hai la possibilità di sfruttare la
tua popolarità affinché si possa raccogliere qualcosa, qualche soldino per chi ha bisogno più di noi. È una vita che facciamo questo. Mi ricordo che 10 anni fa avevamo addirittura la squadra di calcio del Mudù per la solidarietà. Tante partite abbiamo fatto, tanta raccolta di soldi, e una volta addirittura Martina Franca, ero lì e abbiamo raccolto i fondi, siamo riusciti a acquistare un'ambulanza e abbiamo aiutato un bambino che doveva andare di Locorotondo, che doveva andare all'estero per un'operazione. Quindi laddove è possibile fare beneficenza siamo i primi a farlo, anche se tante volte ti arrivano quelle richieste magari nei giorni stessi in cui tu devi lavorare, però si cerca appunto di fare un po' da gimcana e di essere lì presenti. Il ricavato di questo evento è stato devoluto all'acquisto di buoni pasto per sostenere famiglie in difficoltà e per i senza dimora sempre più numerosi. Grande attenzione anche verso gli anziani e verso il tema della solitudine, con iniziative a sostegno di anziani, soli, deboli e in difficoltà. Gesti di vicinanza come la spesa quotidiana, l'acquisto di farmaci, il sostegno psicologico di ascolto aiutano a sentirsi meno soli, e sempre più comunità attiva e partecipata nel segno della condivisione e dell'incontro. Ero disposto pure a pagare 30.000 euro. Se questo cane è cattolico, diciamo, chiudiamo, no, lo facciamo. È stata presentata nell'auditorium del Museo Castromediano di Lecce la ristampa aggiornata del libro Stampa e società nel Salento fascista. Riproposto dall'edizione Milella, il libro nel 1981 era stato pubblicato dall'editrice La Caita. La presentazione si è tenuta alla presenza dell'autore Ettore Bambi. Guardate, quando con l'editore Milella a Pasqua circa decidemmo di fare questa operazione editoriale, fu una scelta un po' controversa, perché ritenevo che ristampare un testo che è uscito 40 anni fa fosse un'operazione culturalmente senza prospettiva. Il libro non c'è più in libreria perché è esaurito, si trova solo in biblioteca, però chi vuole se lo va a vedere. Decidemmo invece di ristamparlo perché ritenevamo intanto che non a sufficienza fosse stato indagato il fascismo in provincia di Lecce negli anni anche a cui faccio riferimento io e in quelli successivi, e conseguentemente un'intera generazione di ventenni, trentenni, quarantenni o aveva avuto modo di incrociare il libro per motivi di studio oppure non ne conosceva l'esistenza, il che non era un grande problema per me, ma era peccato che non venisse a conoscenza di quello che le testate salentine negli anni venti riuscivano a rappresentare nel fascismo, nell'antifascismo, nel liberalesimo, nel cattolicesimo, in tutte le branche ideologiche che davano vita a una vitalità culturale eccezionale, direi eccezionale. Questo libro indaga i fatti di cronaca e non solo, apparsi su 107 quotidiani e periodici pubblicati tra il 1919 e il 1926 nella provincia di Lecce, che allora includeva anche le attuali province di Brindisi e Taranto. Questa pubblicazione appare quasi di stretta attualità nel dibattito sui regimi totalitari e anche sul ruolo dei cristiani per affermare i valori di democrazia, pace e libertà, ricordando le vicende emozionanti di chi ha vissuto quegli anni nel Salento sfiorato dal fascismo. Mi diceva Calla Uggeri, dell'editore Milella, che secondo lui il pregio maggiore di questo libro è di dare lustro a una serie di nomi e di personaggi che probabilmente nessuno avrebbe oggi ricordato. Il caso più emblematico fu quello del Renato Leopizzi da Parabita, giovane, diciamo, animatore antifascista che fu inviato al confino a Parigi in Francia proprio per le sue idee, e da lì firmava le corrispondenze firmandosi Elio Salentino sul Corriere degli Italiani, che era uno dei giornali degli antifascisti in esilio. Se non che la sua nostalgia per la terra di casa, sembra strano, no? In pieno fascismo uno la vince la nostalgia, se torna a casa lo carcerano, e infatti tornò a Parabita e fu immediatamente imprigionato, fu mandato in un ospedale psichiatrico dove terminò i suoi giorni. Le corrispondenze da questo ospedale psichiatrico, che sono riuscite a travalicare i limiti della censura, alcune delle quali io riporto, hanno fatto sì che a Parabita abbiano riscoperto la figura di Renato Leopizzi, antifascista sconosciuto.